Noi pensiamo di sapere tutto o quasi e sottovalutiamo le culture primitive. Ma sentite un po' come avviene il rito di passaggio dei giovani di una tribù che noi qualifichiamo appunto primitiva. Il papà porta il figlio nella foresta a fine pomeriggio. Lì gli copre gli occhi con una benda e lo lascia da solo. Il ragazzo deve trascorrere tutta la notte seduto da solo in cima alla montagna, senza poter togliere la benda, fino al giorno dopo, al sorgere del sole. Non può chiamare aiuto. Se riesce a restare lì per tutta la notte, sarà considerato un uomo. Non può raccontare l'esperienza agli altri, poiché ognuno deve diventare uomo a suo modo, affrontando la paura dell'ignoto. Naturalmente il ragazzo sente una certa paura. Può sentire ogni specie di rumori. Chissà, gli animali selvaggi possono essere vicini a lui. Qualcuno potrebbe fargli del male. Gli insetti possono pungerlo. I serpenti possono morderlo. Può sentire freddo, fame, sete. Il vento ulula, ma il ragazzo deve rimanere stoicamente seduto fino al mattino senza togliersi la benda dagli occhi se vuole essere considerato uomo. Finalmente, dopo la terribile e lunghissima notte, al sorgere del sole, il ragazzo si toglierà la benda e, sorpresa, scoprirà che il papà è rimasto vicino a lui per tutta la notte, proteggendolo da eventuali pericoli. Anche noi abbiamo scoperto che non siamo mai soli. Anche quando non ce ne accorgiamo, Dio ci protegge, seduto immissibilmente al nostro fianco. Perché non lo vediamo, non significa che non ci sia vicino.